la castagna di rotta monfina. Abbiamo tre oli extravergini d'oliva. Abbiamo cinque vini DOC. Poi abbiamo il formaggio più antico del mondo, il Conciato Romano, il caso veduto, c'hanno appena 2500 anni. Che in un paese normale la Camera di Commercio avrebbe preso un gruppo di giovani e dice: chiudetevi in una stanza a insegnare il mestiere e fatelo uscire quando sono in grado di mettere su una filiera industriale. Il Conciato Romano oggi è fatto da due famiglie. C'è una specie di distinzione, per capirsi. Siamo primi in Italia per la produzione di fragole, siamo secondi in Italia per la produzione di ciliegie, abbiamo il primato nelle nettarine, siamo primi per quanto riguarda l'allevamento bufalino e la produzione di bufale. Cioè, voglio dire, pensate se l'emergenza rifiuti in Campania, no? Avessero fatto a noi, no? L'avessero fatto dove si produce il parmigiano reggiano. Solo per un momento, pensate con gli occhi della mente. Semmai una cosa del genere, se a Ferrandelle, a Sant'Ambola, no? Nel giro di 400 metri ci stanno allocati qualcosa come 9 milioni di rifiuti, 9 milioni di tonnellate di rifiuti. Cioè, pensate quale sfregio è stata fatta alla nostra identità, alla nostra cultura. Perché tutto questo è stato possibile? Cioè, avete tutte queste produzioni, queste enormi ricchezze in questo territorio? Vedete, Fede Vulcani di Locca Monfina, Campi Ferrei e Vesuvio, negli ultimi 20.000 anni, questo vulcano, questi vulcani, hanno vomitato un materiale particolare. Tutto il pianeta è stato fatto grazie ai vulcani, ma qui è successo qualcosa di particolare. Da rendere quella fascia che voi vedete l'area più fertile del pianeta. Che cosa abbiamo fatto in un paese normale? Questa zona sarebbe stata come minimo iperprotetta, no? Che si avvicina qua a Damoli. Pensate. Guardate qua, questa è sempre la provincia di Caserta. Accelero. Piattaforme per la raccolta dei rifiuti. Discarica autorizzata. Poi abbiamo impianti per la lavorazione industriale dei rifiuti provenienti da altre regioni. Due cementifici con due inceneritori. In provincia di Caserta di inceneritori ne abbiamo già quattro. A Nord Lorenzo è venuta una magnifica idea di farne un quinto, mi pare giusto. Vediamo questo ed altro. Abbiamo un ex impianto CDR in grado di lavorare tutta la monnezza prodotta in questa provincia e con tutti gli impianti che abbiamo stamattina che stiamo parlando. La capacità degli impianti, macchinari, impianti di attrezzatura della provincia di Caserta è pari al 140% del suo fabbisogno. 140%. Potremmo lavorare in questa provincia tutti i rifiuti prodotti anche nella provincia di Benevento. Poi, ecco qua, tra l'industria in salvo, l'industria in salvo di prima classe per la produzione di rifiuti industriali, ancora. Questa pioggia sono tutte discariche abusive. Poi abbiamo alcune cave autorizzate, sono 29. Poi abbiamo 440 cave, la più alta concentrazione di cave del pianeta. Per avere un paragone, sì, per capire, immagino diciamo un paragone, dobbiamo andare o nel nord-est del Brasile o nel sud-ovest dell'Australia. Solo in quelle altre due aree c'è questo tipo di concentrazione, ma solamente in questa provincia c'è la più alta concentrazione di calcare del pianeta. Adesso guardate il giallo in alto, quello è il Parco del Matese, assume un altro significato, un po' più in alto direi. Cioè le aree potenti, cosiddette potenti, no? Ecco, sono sostanzialmente, che cosa sono? Ditemelo loro cosa sono. Cosa potevano essere? Allora vediamo i tre vulcani e vediamo questa fascia, ecco. Vedete questa fascia la più fertile del mondo?
Che cosa si è sviluppato in quest'area? Cioè, quale decisore politico, no? Quale criminale politico ha pensato di utilizzare questo territorio per fare uno sversatorio? Cioè, in quale paese? Voi pensate che a dicembre scorso il sindaco di Londra, con un ingegnere italiano, esattamente il figlio del professore Natta, quello che inventò il problema, per capirsi, che è uno dei massimi esperti in pianificazione dei rifiuti del pianeta, hanno deciso di eliminare a Londra di recuperare le discariche residuali del 1800, perché a Londra non si fanno discariche ormai da decenni. Sta parlando di una piccola città di 15 milioni di abitanti, non di Vitulazzo, giusto per capirsi. Bene, hanno deciso di aprire quelle discariche per recuperare il materiale di antiquariato e restituire quei terreni all'agricoltura. Noi che facciamo? Lo prendiamo una discarica. Cioè, capite la forbice? Attenzione, però, il tecnico